Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power. Oggi parliamo di HDD, ovvero hard disk interni, ed in particolare vedremo quali sono i principali fattori da prendere in considerazione in fase d'acquisto. Siete pronti? Bene, iniziamo subito. Per prima cosa, incominciamo con il definire che cos'è un hard disk interno. Si tratta di un dispositivo di storage che può essere installato all'interno del computer, sia esso fisso che portatile. L'hard disk è quindi la memoria a lungo termine del PC, perché conserva i dati, i programmi e può contenere anche il sistema operativo. Un hard disk interno di norma si presenta come una scatoletta metallica rettangolare, con una parte inferiore scoperta. Quest'ultima mostra una scheda elettronica con alcuni chip, come il controller con il firmware, un software che garantisce tutte le comunicazioni da e verso il computer. All'interno dell'hard disk sono presenti uno o più piatti magnetici, che comunicano fra di loro e che contengono i dati presenti nel computer. Essi ruotano tramite un motore intorno a un perno centrale. Spesso si rischia di confondere HDD e SSD, ma in realtà presentano delle differenze specifiche. I primi sono costituiti da un disco o più, uniti da testine e ad un asse. Mentre l'asse gira, le testine leggono e registrano i contenuti. Dalla registrazione si ottiene la scrittura dei dati, mentre la riproduzione permette la lettura di questi. Invece, negli SSD non esistono elementi mobili ed i dati vengono salvati all'interno di una memoria non volatile. I contenuti sono perciò archiviati tramite microchip per mezzo di memorie flash collegate tra loro. Al posto delle testine è presente un processore in grado di eseguire i processi di scrittura e di lettura. Questa soluzione ha il grande vantaggio di andare ad aumentare l'efficienza e consente di evitare guasti meccanici. Ovviamente gli SSD sono piuttosto costosi rispetto agli HDD e prevedono un numero limitato di scritture. Bene amici e amiche, vediamo adesso quali sono i principali fattori da tenere in considerazione nella scelta di un hard disk interno. Per prima cosa occorre valutare l'interfaccia, ossia quell'elemento che permette la comunicazione tra l'hard disk e il dispositivo interno nel quale viene inserito. Gli standard più diffusi sono PCI Express, SATA e SCSI. Il SATA è il più utilizzato e si trova attualmente sul mercato con una velocità di trasferimento che raggiunge i 6 GB al secondo. Dopo l'interfaccia è bene tenere conto del formato. Gli hard disk possono essere di diversi formati, principalmente si distinguono in drive da 2,5 e 3,5 pollici. Quelli da 2,5 pollici sono comunemente impiegati nei computer portatili, in quanto hanno dimensioni più contenute e consumi energetici inferiori. Gli hard disk da 3,5 pollici però sono considerati più veloci ed offrono più spazio a disposizione, ma allo stesso tempo hanno anche necessità di un'alimentazione effettuata per mezzo di un alimentatore esterno dedicato. Questi vengono usati principalmente su PC desktop. Anche la capacità è un aspetto da considerare. La scelta della capacità dipende esclusivamente dalle proprie esigenze e dal tipo di utilizzo che si intende fare del disco. In passato ci sono stati hard disk di tutti i formati, da 1 mega a 80 giga, da 120 giga fino a 500 GB. Oggi si tende a partire almeno da 1 terabyte, che è utile a coloro che usano una quantità ridotta di programmi e lavorano utilizzando documenti dal peso limitato. Ci sono poi quelli da 2-4 terabyte, che possiamo dire che si tratta della dimensione ottimale. Ci sono poi quelli da 2-4 terabyte, che possiamo dire si tratta della dimensione ottimale, ideale per molteplici utilizzi. Lo spazio dedicato è adatto a un buon numero di software e di file. Anche per i giocatori l'uso di un hard disk interno di questa dimensione è perfetto. 4-6 terabyte. Anche se queste varianti sono meno diffuse, il loro costo è sicuramente maggiore. Sono l'ideale se si cerca qualcosa in grado di supportare un grande numero di software o di diversi file. 6 terabyte superiore è una dimensione dedicata prevalentemente ai professionisti dell'editing video, della fotografia e della grafica. Valutata la capacità, è la volta della velocità di rotazione. Questo valore è espresso con una sigla, RPM, e riguarda il numero di giri per minuto che i piatti dell'hard disk riescono ad eseguire. Ovviamente, maggiore la velocità di rotazione e maggiore sarà la velocità con cui si riesce ad accedere ai dati e alle applicazioni memorizzati sui dischi. Il valore minimo che si può trovare è 5400 RPM, ma molti hard disk interni viaggiano a 7200 RPM e ce ne sono alcuni che raggiungono anche i 10.000 o i 15.000 RPM. Quelli da 5400 RPM si trovano prevalentemente nei computer portatili e sono funzionali perché non generano troppo rumore e tantomeno un eccessivo surriscaldamento. Quelli da 5200 RPM sono leggermente più rumorosi e disperdenti di calore rispetto al modello precedente, però offrono prestazioni più elevate.
Essi sono l'ideale per i computer fissi che vengono spesso combinati con un SSD. In questo modo è possibile avere un ampio spazio di archiviazione. Quelli da 10.000 RPM invece sono l'ideale per chi ha necessità di prestazioni molto elevate e si adatta bene anche ai server di medie dimensioni. Infine, per quanto riguarda quelli da 15.000 RPM, si tratta di una tipologia collegata ad un contesto professionale, quando cioè è necessaria la creazione di server di significative dimensioni. Gli ultimi due punti da prendere in considerazione sono il collegamento e la cache. Per quanto concerne il collegamento, possiamo dire che la maggior parte degli hard disk interni in commercio si può collegare al PC tramite interfaccia SATA 3.0. Per quanto concerne il collegamento, possiamo dire che la maggior parte degli hard disk interni in commercio si può collegare al PC tramite un'interfaccia SATA 3.0, che assicura prestazioni fino a 6 GB per second ed è compatibile anche con gli standard precedenti. Esiste anche l'interfaccia denominata SAS, acronimo di Serial Attached SCSI, utilizzata quasi esclusivamente in ambito server. Infine la cache, che è la memoria nella quale gli hard disk interni archiviano in via temporanea i dati scritti o letti di recente. Essa permette di velocizzare l'accesso alle informazioni. Più la cache è ampia, e meglio è. Solitamente la si trova di 32, 64 o 128 MB. Bene amici, potete acquistare il vostro prossimo hard disk interno su bpmpower.com. Sul sito troverete un vasto assortimento di marche e prodotti per tutte le tasche. Divertitevi con i filtri per trovare quello più adatto a voi. E se non vi basta, contattateci. Saremo entusiasti di aiutarvi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace. E se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere un mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Ciao a tutti!